Alle mie spalle la cittadella della regione è la bretella che collega la strada dei Due Mari alla nuova 106. Cemento e asfalto che indicano Germaneto di Catanzaro quale luogo moderno, baricentrico della regione, una sorta di centro direzionale dove insistono anche l'università e il policlinico. Un percorso accessibile per molti, ma non per tutti. Ed infatti è ancora chiuso lo svincolo 6 di Germaneto dopo la voragine creatasi. Da maggio scorso il crollo e un'indagine della magistratura col sospetto di utilizzo di materiali non conformi sono le uniche notizie certe. La rampa è chiusa, la direzione Taranto è segnata su quel cartello come una direzione impossibile. Neanche l'ombra di un cantiere. L'ANAS si tiene il suo svincolo ancora sequestrato e la nuova 106 da eterna incompiuta si è trasformata in strada delle beffe proprio a due passi dalla sede di una regione che ha cofinanziato l'opera. Come per arrivare nella parte nord, quindi in direzione Taranto, si crea il disagio per gli automobilisti. Questa è la nuova 106, noi la stiamo percorrendo in direzione Reggio Calabria, quindi verso sud. Secondo la segnaletica della viabilità alternativa dell'ANAS, andando in direzione sud troveremo anche la strada che ci riporta in direzione nord, quindi Taranto. Allo svincolo di Borgia troviamo la segnaletica del percorso alternativo che indica Taranto, quindi direzione nord. Arrivati a questa rotatoria troviamo ora direzione Taranto, quindi nord. La segnaletica gialla del percorso alternativo e quindi ecco che ci immettiamo nella rampa e riprendiamo la nuova 106 in direzione Taranto e quindi nord. Percorsi alternativi aguzzando la vista, ma il disagio vale anche per il collegamento tra il distretto turistico e l'asse viario tutt'altro che efficiente. E lo stesso disagio devono affrontarlo gli automobilisti che arrivano dalla costa di Soverato e dal golfo di Squillace, che devono uscire allo svincolo di Catanzaro Sud, girare nella rotatoria e seguire la direzione Salerno-Reggio Calabria per riprendere la bretella che condurrà alla strada dei Due Mari e poi alla Lamezia. Calabresi e turisti avvisati, nel cuore pulsante di una regione che ha atteso la sua strada per decenni, la politica viaggia su un binario morto e con svincoli inaugurati e subito crollati. Agostino Pantano per la CNews 24.